Amici del Toro, buonasera. Vediamo anche la vostra settimana dal 5 all'11 settembre 2022. Ho già mescolato le carte prima, quindi non vi preoccupate. Vorrei accorciare leggermente il tempo perché vorrei dirvi più cose, ok? E quindi preferisco dedicarmi alla stesa. Andiamo a vedere in questa settimana per voi come sarà classico questa settimana e quali novità ci sono per voi, andando a fare i nostri chiarimenti, e lo chiediamo come sempre alle nostre 5 carte. Settimana per il Toro dal 5 all'11 settembre 2022. Dieci di coppe rovesciato, tre di coppe rovesciato, sei di spade, quattro di bastoni, otto di spade rovesciato, ai ai ai, fondo mazzo, sette di spade rovesciato. Carissimi amici del Toro, una settimana un po' pesantuccia. Allora, qui abbiamo un'energia maschile, ok, debole, molto ma molto debole, potreste essere voi come potrebbe essere l'altra persona, un'energia comunque da non doversi fidare di questa energia maschile. Probabilmente questa energia maschile vi farà delle comunicazioni che non vi piaceranno. Non vi piaceranno, saranno delle comunicazioni che non gradirete, dove vi andranno a ferire, ok? E voi di conseguenza potreste anche ferire per una situazione che va avanti comunque sia da tempo. Ci può essere di mezzo una persona, una terza persona, un'energia femminile che ha messo il bastone tra le ruote, che vi mette il bastone tra le ruote e che vi porta comunque ad avere dei conflitti, dei litigi, ad avere una rottura. Dico anche a voi che il mese di settembre è un mese decisivo, è un mese dove si devono fare delle scelte. Avrete dei dubbi in merito a una certa situazione, sarà una situazione comunque altalenante, dove dovrete andare a fare delle scelte. E le scelte che andrete a fare è comunque verso qualcosa di bello, di positivo, che vi porterà comunque grandissime sorprese, ma dovrete chiudere con determinate situazioni che non vi piaceranno. Magari andrete a fare anche delle conversazioni negative con qualcuno, magari andrete a parlare con qualcuno e ci saranno delle conversazioni negative, qualcosa che comunque, ripeto, vi andrà a ferire e vi farà male. Andiamo subito a vedere questo 10 di coppe rovesciato, che poi questo 10 di coppe rovesciato potreste magari anche essere voi, che vi sentite comunque feriti per un qualcosa che vi portate già avanti da questa settimana, situazioni che sono successe o problematiche che ci sono dove vi sentite deboli. Andiamo a vedere questo 10 di coppe rovesciato cosa vuole comunicare al segno del Toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022. Asso di bastoni rovesciato, c'erano probabilmente e sette di bastoni rovesciato a fondo mazzo, c'erano probabilmente, vi sentite deboli perché probabilmente c'erano dei progetti, avevate dei progetti, avevate degli obiettivi da dover arrivare, ok? E cosa è successo? Ci avete impiegato i vostri sforzi, le vostre energie per poter arrivare a determinati obiettivi, ma vi sentite deboli perché? Perché comunque sia non siete riusciti. Andiamo a vedere questo 3 di coppe rovesciato cosa vuole comunicare al segno del Toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022. 3 di coppe rovesciato, avete perso l'armonia, avete perso la serenità, avete perso quella gioia che magari avevate, probabilmente una determinata situazione vi ha fatto rattristire. 3 di coppe rovesciato, cosa, ripeto, vuole comunicare al segno del Toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022? Comunicazioni non gradite, di cosa si tratta, di cosa si parla? Tre di denari al dritto e a fondo mazzo, oddio, tre di spade rovesciato. Un attimo soltanto. Allora, scusatemi il bambino.
Allora, dicevo, 3 di coppe rovesciato, 3 di denari al dritto e 3 di spade a fondo mazzo rovesciato. Bellissime, cioè tutte e tre. Allora, la coppia, no, prima ve le dico singolarmente. Ci sono delle comunicazioni poco gradite che comunque vi verranno fatte, dove in un certo qual modo, ok, vi faranno capire, vi porteranno, ok, a una fortuna. Queste comunicazioni, chissà come mai, vi porteranno a un vostro successo, a dei progetti che andrete a realizzare, alla nascita di un qualcosa di nuovo. Quindi ci saranno delle comunicazioni, ma perché vi porteranno a qualcosa di nuovo? Semplicemente perché voi andrete a chiudere con situazioni che non vi appartengono più. Abbiamo la coppia di tre di coppe, la coppia tre di coppe, tre di denari, che parlano di una relazione importante per entrambi i partner. Abbiamo spade e coppe che parla della gelosia all'interno della coppia. Abbiamo spade e denari dove parla anche che nella coppia c'è dell'opportunismo da parte di uno dei due partner, ok? Quindi c'è in un certo qual modo, lì dove si parla di sentimenti, che queste comunicazioni per alcuni di voi vi porteranno a dover troncare, e il troncare per voi sarà qualcosa comunque di bello, perché vi porterà a realizzare comunque i vostri progetti, quindi a iniziare un qualcosa di nuovo per alcuni di voi. Quindi lì dove c'è opportunismo, lì dove ci sono delle cose che comunque sia saranno pesanti. Per altri invece di voi, ok, ci saranno quelle situazioni che dovrete andare a chiarire. Magari siete lontani in questo momento, qualcosa che vi provoca malessere, ma che poi a un certo punto vi porteranno infatti ad avere qualcosa comunque di bello, a stare comunque sia bene. Andiamo a vedere questo 6 e poi andremo a chiarire la coppia, non vi preoccupate. Andiamo a vedere questo 6 di spade, questo qualcosa che vi ferisce, magari, ecco, è la comunicazione che vi va a ferire perché sarà poco gradita, ma che in un certo qual modo vi fa avanzare. È come se voi dite, ma sì, ma che ce ne frega, ma mando tutto all'aria, perché, ripeto, perché questo mese è il mese delle decisioni definitive. Quindi questo sarà un mese fondamentale per il lavoro, per la famiglia, per le coppie, per tutto. Quindi 6 di spade, cosa vuole comunicare di più al segno del toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022? Tre di bastoni, un altro tre ancora. Allora, magari è vero, ci può essere pure, è asso di coppe rovesciato. Magari ci può essere pure un qualcosa che vi ferisce, delle comunicazioni che non vi piaceranno, magari dovute anche a delle problematiche eventualmente in famiglia, ok? A una situazione magari bloccata in famiglia, un qualcosa che si andrà a bloccare che non vi aspettate neanche. Un voler tagliare proprio, alcuni di voi vogliono proprio chiudere una relazione, andranno proprio a tagliare comunque sia con la relazione, non volete proprio più continuare perché ci sono troppi ostacoli, ci sono troppe cose che si devono affrontare anche lì dove ci sono sentimenti. Magari potrebbe essere semplicemente una mossa che andate a fare, il voler chiudere, il voler troncare, ma semplicemente per dare una scrollata a qualcuno. In più c'è anche in questa settimana una somma di denaro in arrivo per voi, oltre che ad esserci problematiche, come vi ho detto, in famiglia, ok, a casa, in famiglia, c'è anche una somma di denaro che arriva. Ma per quanto riguarda, ripeto, la relazione, alcuni di voi vogliono tagliare, vogliono andare avanti per un qualcosa di nuovo perché si sentono feriti, e altri di voi invece cercheranno comunque una collaborazione, il cercare, non dico accordi, ma collaborare per superare magari questa difficoltà nella relazione stessa. Vediamo questo 4 di bastoni cosa vuole comunicare di più al segno del toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022.
4 di bastoni. E poi andiamo a fare anche i chiarimenti su queste coppie di 3. Cinque di bastoni rovesciato. C'è tanta rabbia. Cioè, no, volete una giustizia proprio. Allora, voi volete chiudere, secondo me volete proprio chiudere con una situazione che vi ha fatto male, vi fa star male, dove vi provoca, è un qualcosa che vi portate comunque avanti da tempo, dove vi provoca talmente tanta rabbia e volete comunque sia giustizia per questa situazione, quindi volete proprio tagliare, ma prima di tagliare volete comunque una giustizia. O può essere pure che questo taglio che voi andate a fare è una giustizia, è un qualcosa di giusto, è un qualcosa che a voi vi farà comunque piacere, perché vi porterà comunque qualcosa di positivo, avrete comunque qualcosa di positivo, avvenimenti positivi, successo, situazioni, nuove opportunità, situazioni comunque belle, situazioni belle che comunque vi porteranno un po' a non essere del tutto in equilibrio, perché magari determinate cose che vi arrivano vi faranno in un certo qual modo anche stare, vi faranno anche stare bene. Abbiamo novità comunque belle, abbiamo un'uscita da problematiche, ok? Quindi il tutto verrà buttato via. E ci sono delle notizie in arrivo che sono comunque notizie in arrivo belle, che come vi ho detto in realtà vi porteranno a un disequilibrio, cioè quindi vi porteranno comunque a stare bene. C'è veramente qualcosa di bello per voi in realtà, a parte queste chiusure e a parte, perché io quando parlo al negativo io vi leggo quello che dicono le carte, non perché vi voglio creare ansia o perché vi voglio far andare le cose in una maniera brutta. Alla fin fine è la vita, ci sono quelle situazioni comunque che appaiono, che sono magari negative e che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di risolvere, e poi non c'è un male che non ci sia un bene, quindi lì dove andiamo a risolvere o a risolverle o a chiudere, ok, si presenta sempre qualcosa di bello per noi. Vediamo questo 8 di spade rovesciato per il segno del Toro, cosa vuole comunicare nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022 questa donna che pugnala le spalle, che sparla o che mette il bastone fra le ruote. Cosa vuole questo 8 di spade rovesciato dal nostro Torello? Vediamo un po'. Ah, c'è uno scontro proprio di donne. Chi pugnala le spalle e chi invece si sente sola in difficoltà. Può essere che probabilmente andrete a comunicare due energie che si scontrano, che comunicano su delle problematiche che magari ci sono state in passato, quindi è arrivato anche il momento eventualmente di chiarire. Probabilmente c'è una gelosia, oppure questa terza persona l'affrontate, ok? Perché potrebbe causare problemi o ha causato comunque sia delle problematiche lì dove voi ci avete impiegato tutto il vostro tempo, ok? Anche perché può essere che magari una terza persona che ha messo il bastone fra le ruote nella coppia, anche perché vi torno a ripetere, nella coppia ci sono sentimenti positivi e può essere pure che voi cercherete di difendere comunque il vostro, perché io qui vedo il vostro trionfo, vi vedo trionfare, vedo il vostro successo. Comunque andiamo a vedere quest'otto di spade rovesciato e quest'otto di denari rovesciato, che genere di scontro avranno o che genere di chiacchiere si faranno, o magari tutte e due queste energie femminili di che cosa vogliono parlare. Andiamo a chiedere una carta per avere maggiori informazioni. Bella carica stasera, eh? C'è, infatti, ci sono delle energie che sono state buttate, ci sono degli ostacoli. Questa persona ha creato comunque degli ostacoli nella coppia, come vi dicevo prima, e ha cercato in tutti i modi di voler, non dico farvi lasciare, ha creato degli ostacoli, diciamo così, dove voi ci avete impiegato
tutto il vostro amore, ci avete messo tutto il vostro amore per fare andare le cose in un determinato modo. Cosa farete? Visto che alcuni di voi sono comunque sia in separazione o in lontananza, rifletterete tanto per arrivare al vostro trionfo, perché per voi ci sono, ripeto, delle nuove opportunità, qualcosa di bello, di positivo che comunque sta per arrivare. Allora, coppia di tre, tre di coppe rovesciato e tre di denari, cosa vogliono comunicarci? Tre di coppe e denari, cosa vuole comunicarci? Vediamo un po'. Allora, questa è una relazione importante per entrambi i partner, perché qua parliamo di relazione, però la situazione è comunque sia altalenante, perché ci sono dei dubbi e ci sono delle scelte da dover fare, ok? Magari qualcuno di voi sta attendendo anche magari delle notizie, ok? Oppure c'è proprio qualcuno che sta causando dei problemi. Però ricordatevi una cosa, ok, che non c'è un male che non ci sia un bene, che abbiamo il 9 di, c'è una terza persona che sì, può creare comunque dei problemi, ma c'è un superamento di difficoltà e delle buone notizie in arrivo per voi, degli avvenimenti comunque sia positivi, delle sorprese, ok? Quindi lì dove la situazione è altalenante, lì dove ci sono dei dubbi, lì dove andrete a fare delle scelte, comunque sia, ripeto, per voi c'è un superamento di difficoltà, notizie a bomba, notizie belle. Vediamo ancora la coppia di tre, coppe e bastoni di tre. Quali ostacoli andrà incontro questa relazione? A quali ostacoli andrà incontro questa relazione? Per il segno del toro nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022, quali saranno gli ostacoli che si presenteranno? 4 di bastoni rovesciato, 3 di spade rovesciato. Non me lo vuole dire, perché mi conferma ostacoli difficili da superare. Probabilmente per una situazione comunque sia bloccata, o probabilmente per delle problematiche a casa o in famiglia, su un'energia magari maschile, oppure perché la persona di vostro interesse, se è un'energia maschile, potrebbe magari sentirsi bloccato, dover fare una scelta e non riuscire, oppure potrebbe anche essere il avere dei dubbi se eventualmente si può continuare, ci sono tutte le basi per continuare comunque sia questa relazione. Ci sono comunque sia, ripeto, degli ostacoli da dover superare. Vediamo sempre tre di denari e tre di bastoni, cosa vuole comunicare? Tre di denari e tre di bastoni, cosa vuole comunicare? Scusate. Allora. C'è un po' di tristezza, un po' di malinconia in merito a questo, perché veramente non sapete cosa fare. Vi trovate all'inizio della settimana veramente un po' in difficoltà. Magari, ripeto, per delle comunicazioni che non vi piacciono, per un dispiacere, ma non vi preoccupate comunque. Sono quelle situazioni passeggere che vi portano ad avere comunque un malessere, oppure ad essere giù di tono, ad avere in quel momento un'energia negativa proprio su una situazione che è bloccata, ma io vedo per voi la risoluzione dei problemi. C'è la risoluzione dei problemi, c'è una bella riflessione che andrete a fare, ok? C'è l'uscita da determinate problematiche, il superamento di determinate problematiche, avvenimenti positivi, notizie buone per voi, l'arrivare comunque al vostro trionfo, all'asso comunque di denari, perché ci sarà comunque per voi
una vittoria, ecco, una vittoria. Cosa dirvi più? Cosa dirvi più? Vediamo le novità, altre novità per il segno del Toro e poi passiamo ai nostri angioletti. Le novità per il segno del Toro ancora in questa settimana. Soddisfazioni, abbondanza, pienezza, risoluzione dei problemi, felicità, ragazzi, bellissimo, avvenimenti positivi, qualcosa che con calma ci arriverete, qualcosa che vi porta da un'altra parte, cioè avrete veramente un'abbondanza, una celebrazione di qualcosa che comunque vi porta ad avere sorprese. Vediamo invece comunicazioni per il segno del Toro, che di che genere di comunicazioni si può parlare in questa settimana dal 5 all'11 settembre 2022, se ci sono delle comunicazioni, che genere di comunicazioni, che genere di comunicazioni potreste ricevere in questa settimana, ripeto. Abbondanza, soddisfazione, successo. Fino adesso siete rimaste comunque sia chiuse nel vostro, perché le energie esterne vi hanno provocato comunque sia dolore, ma dovrete affrontare alcuni ostacoli, perché ci saranno degli ostacoli da affrontare in questa settimana, ok? Questi ostacoli li affronterete senza problemi, perché per voi ci saranno delle gratificazioni. Riuscirete a fare tanta riflessione e comunque sia a celebrare, a festeggiare quel qualcosa di nuovo. Quindi spaccate tutto, andate avanti e vedete cosa dovete fare. Cercate di rimanere, ripeto, sempre positivi. Vediamo i nostri angeli, oddio, i nostri angeli e arcangeli. Quale consiglio vi danno? Visto che sono state ferme per tanto tempo, queste carte le riprendiamo. Allora, voi angeli e arcangeli, nella settimana che va dal 5 all'11 settembre 2022, cosa volete consigliare al segno del Toro? Cinque di terra, paure legate ai soldi. Non abbiate paura. Ok, la situazione è magari un po' in difficoltà, però come vi ho detto ci saranno dei soldi comunque in arrivo, se non sbaglio, ok? Quindi state tranquilli, non vi preoccupate, che il tutto si risolve, riuscirete a risolvere tutti i problemi. Dovete essere saggi e se avete bisogno accettate l'aiuto dagli altri. Non vi vergognate, visto che siete un po' con questo carattere un po' chiuso, che di solito siete voi disposti sempre ad aiutare agli altri, ma mai ad accettare l'aiuto. Ogni tanto accettate l'aiuto. Per chi ha invece un lavoro autonomo, prestate attenzione, perché ci possono essere magari troppe spese. A fondo mazzo abbiamo la regina d'aria, indipendente, esperta, realista, arguta. Dove ci dice questa carta? Prendi decisioni obiettive. Attenzione lì dove dovete fare delle scelte. Dovete cercare di essere obiettivi. Eliminate tutto quello che ormai non vi serve più, situazioni e persone tossiche. Dovete cercare di cogliere il lato comico di una situazione, quindi divertitevi più che potete. Fate le battute lì dove c'è qualcuno che magari vi crea delle rotture, ok? Fate battute più che possibili, guardate proprio la parte comica di una situazione, ok? Questo è quanto. Ragazzi, vi ringrazio, vi auguro un buon fine settimana, ci sentiamo presto, vi mando un bacio e fatemi sapere.